Ehi tu, lo sai che oggi è venerdì e c'è la Fiorentina contro il Frosinone? Corri a mettere la formazione. No, lo so che te lo stavi scordando, lo so. Però ragazzi, detto questo, questa settimana è stata molto caotica, la Champions, l'altra Champions, cioè l'altro giorno di Champions, l'Europa League, l'anticipo, quindi insomma sta succedendo un po' di tutto. E considerando il fatto che mi si è bloccato il telefono con WhatsApp, sta impazzendo tutto, io vi odio. Devo andare a chiacchierare, a parlare un po' dell'ultima partita giocata io al Fantacalcio. Che italiano sto utilizzando? Vabbè, che ho giocato al Fantacalcio, ragazzi, perché questa settimana ho vinto! Alleluia, 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 bloh, alleluia, alleluia. No, tra l'altro, cioè, mi sembra assurdo perché 2 settimane fa ero lì, terzo, a prendere Chiavo Veronica, proprio a chiavarla io. E poi a un certo punto, ragazzi, ho pareggiato 2 partite, mi sono trovato 14esimo, ho vinto. E il primo in classifica sta ad 88. Non lo so, io ragazzi mi sento una persona disperata. Però insomma, andiamo un attimo a parlare del mio fantacalcio. Metto un pochino più qua, vedete qua alla mia destra, vi vedete la grafichetta fatta bene come piace a voi. Anche se poi insomma i video che monto meglio e che faccio con qualità maggiore fanno cagare, mentre se prendo il telefono e dico: "Ori che è? Potete capire, a Roma ha comprato il quarto portiere, un 73enne togolese, fa comunque 40.000 views, quindi probabilmente è meglio che li faccio col telefono. Guarda, voglio farli così video." Allora, parliamo del fantacalcio. Adesso è serio, anche se probabilmente non lo siamo mai stati. Allora, in porta cioè avevo Donnarumma, ha preso 6, pazzesco. Il Milan che finisce una gara senza prendere gol. Cioè, a fine partita mi sono alzato e ho ruttato per la felicità, perché mi sembrava impossibile. Viola ha fatto una faccia tipo: "Ma dai Simone, no, Viola, mi sembrava impossibile. Cioè, Donnarumma che non prende gol. Viola? Ma come vaffanculo." Pensa che in un paese, forse la Cina, se rutti dopo aver pranzato significa che hai gradito. Poi ho fatto una difesa a 3, una bella difesa a 3. Infatti uno solo mi ha preso una sufficienza. Alessandro, 6, proprio paro pane che dici: "No, mi ha preso una sufficienza, 7 e mezzo, 6, proprio ho detto, vabbè, 6, ti accontenti. Guarda chi mi ha messo vicino, cioè pure te c'ha ragione. Alessandro, Elander DJ, 5 e mezzo, col giallo ovviamente. E 5 ha preso Acerbi, perché mi ha preso il cartellino giallo, Acerbi, insomma, glielo deve, quindi insomma, ha preso 5. Centrocampo, allora andiamoci cauti, perché è andata bene. Quadrado ha fatto gol, io ho detto: "No, Quadrado ha fatto gol", cioè io ho comprato Quadrado tutto l'anno che mi fa cagare al fantacalcio, che mi dicono gioca al 60% e poi muore, e invece ha fatto gol. Poi Freuler prende sempre il suo 6 e mezzo, vi giuro ragazzi, provate Freuler, per chi ancora non ce l'avesse, insomma non ce l'avesse, insomma, ne c'ha di tutti, ne c'ha, però provate Freuler, ragazzi. Freuler, l'Atalanta vince 6 e mezzo, l'Atalanta pareggia 6 e mezzo, l'Atalanta perde 6 e mezzo, l'Atalanta perde 0-3 6 e mezzo, l'Atalanta non si gioca, cioè prendete, se io vi giuro, un giorno ero lì, no, l'Atalanta sospesa perché per pioggia, vedevo la grafica, Papu Gomez 6, portiere 6, Masiello 6, e hanno dato 6 e mezzo a Freud, cioè, Freud anche quando 6 e mezzo sempre fisso, Mandragora 6, quella là di Harry Potter, la Mandragora, Cristante 6, non so come gli hanno dato Cristante, però va bene così, insomma ci accontentiamo del 6 a Cristante, insomma mi va bene così. Passiamo al nostro attacco, e raga, mi ha salvato Insigne, perché dal momento in cui Insigne mi prende 7 e mezzo con gol e assist, mi fa 11 e mezzo, io firmo e vado via. Poi fortunatamente ho il mio avversario che praticamente, se avesse messo in campo Fantozzi e Totò, probabilmente avrebbe fatto più punti, perché vabbè, adesso ne parliamo. E poi gli altri miei 2 attaccanti hanno fatto cagare male, perché uno è Cengiz Under, che ha preso 5, dopo gliel'hanno stampato in faccia: "Vieni qua Under", è andato in panchina, pa 5. E poi Gomez, ragazzi, alla ricerca di Gomez, non alla ricerca di Dori, alla ricerca di Gomez. Spiegatemi Gomez, io non riesco a capire più qual è il problema di Gomez. Sarà mentale? Non lo so, comunque. Un altro 5, 5 e mezzo, più già 5. Al mio avversario invece, il mio avversario in realtà non ha fatto nemmeno troppo male, perché poi, cioè, ha fatto gol, ha fatto, però insomma, ha giocato in due, cioè c'eravamo io e lui in campo. No, allora c'aveva Andanovic, ci ha preso 6, non ha preso gol, quindi 6 se l'è preso. In difesa c'aveva Skriniar 6 e mezzo, boom! Florenzi 7 più gol. Che cazzo vuol dire questo? Ah, il gol del pareggio, beh, non so che, vabbè, 7 più gol, 10, boom. E poi Calabria non ha giocato,
e non gli è entrato nessuno perché non gli ha giocato né Ceres, né Caceres e né Miranda. Poi Vesino non gli ha giocato, Çalhanoğlu non gli ha giocato, gli è entrato Pratt, ha preso 5, Pratt, una scureggia, 5, Pratt, Benassi 5,5, Berenguer 6,5, poi davanti è andato bene, Duvan Zapata ha fatto gol, il gol della vittoria, messo questo pallone vicino, mi dava molto nervi, il gol della vittoria ha preso 7,10, Keita Baldé ha preso 7, Douglas Costa ha preso 6,5, però raga, 72 io, 63 lui, ho vinto 2-0, dub. Detto questo, allora andiamo a vedere un pochino la classifica, prima che, insomma, questa settimana sarà veramente dura. Primo in classifica Chiavo Veronica, 22 punti, se ne sta andando, saluta della Capole. Secondo posto Sporting Gol, nome probabilmente più divertente della storia, proprio per sceglierlo, non lo so, ha detto che okay, Sporting Gol, no vabbè, a parte gli scherzi, Carmi un bacio verso l'alto, sempre migliori quelli che se ne vanno. Terzo posto per All Scars, tutti scarsi tranne che contro di me, settimana prossima tra le altre cose affronto All Scars, speriamo che rendano giustizia al nome che gli hai dato, 18 punti. Erta Vernello 16 punti, Total Fred 15, come me 15. Quindi insomma, raga, parliamoci chiaro, sono a meno 4 dal secondo posto, il problema è il primo perché c'ha 7 punti, però il fantacalcio è un gioco bellissimo e può accadere di tutto. Alfreds 12, Delfini Zellosi, Alfreds, sì, Alfreds Gladiatore, se no poi Gladiatore mi viene la mazza da baseball, e sono Uccelli Senza Zucchero, lo Spoios Gladiatore 12, Delfini Zellosi 11, poi Atletico Van Gogh 9 e poi Team Culo, che insomma non è tanto family friendly, però io leggo solo, non sto dicendo parolacce, io sto leggendo Team Culo, quindi che ho affrontato io 8 punti, quindi insomma la classifica si sta allungando, ma diciamo che alla fine io comunque ho 758 punti totali, è buono, mo vediamo un po' come va. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando ragazzi, tanti mi piace, spolliciate, la settimana prossima volete l'aggiornamento sul fantacalcio, grazie mille per aver visto questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, qui sotto c'è proprio iscriviti, puoi iscriverti, cioè proprio se tu dici no gente, vado a comprare pane, ci metti tipo, no, iscriviti, pa, iscritto, proprio una cosa semplicissima, raga, 2 secondi ci vuole, cioè vi guido io, vai sotto, iscriviti, pam. Grazie per questo video, buon shalala e come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Per il video regalami qualche secondo. Devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì. Le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14, 17, 21.